Volevo raccontare questo aneddoto che mi è accaduto alle elementari. Dato che tra poco inizia la scuola, siamo in tema e vi racconto questo aneddoto. Primo giorno di prima elementare con una maestra, abbonarmi alla maestra mia perché non c'è più, un bacio. Adele. Esatto, la maestra Adele, che saluto magari dall'alto, ci sta guardando. Mi era molto simpatica, subito dal primo giorno feci questo compito scritto, lei lo visionò e disse: "Bravo! Meriti il massimo." Però non mi ha detto niente, non mi ha detto nessuno voto, cioè, come merito il massimo e tu non mi hai detto niente. Io in goppo compito non potevo scrivere il massimo e mi ha detto 10 su lì. Quindi, pure perché se scrivevo massimo, io mi chiamo Francesco, dicevano, ma come il mio compito non è di Francesco, è di Massimo. E mi misi 10, ma non riesco, voglio bruttissimo, cioè non si vedeva che era fatto da una maestra, sapeva che era fatta una creatura, mi ha detto non riesce, calcata, che se io arrivare non dicevo, chi non è, non riesce che mi sa maestra. Io lo feci vedere a mamma e mamma mi ha detto bravo, hai preso 10 il primo giorno di scuola. E mamma guardava i studi 10 sempre più attentamente, con una faccia un po' più schifata. Eccola qua, mamma se lo ricorda, e tu dici questa faccia un po'... Ma sei sicuro che a studi 10 te la misa la maestra? Io sì, mamma, sì, me l'ha messo la maestra e mamma l'ha dato, bravo. Dopo 2 minuti io dicevo, mamma, me lo sono messo io e abbia rire su lì. Fa, mamma, perché lo hai fatto? E la maestra mi ha detto che io meritavo il massimo, ma non me l'ha messo. E quindi maggio mi sono riuscito su lì. Questa è la storia del mio primo voto scolastico. Chi te l'ha messo? Io, maggio mi sono primo voto scolastico.